Furto ai ragazzi down. E questo è il titolo del servizio andato in onda il 16 aprile 2019 a firma di Corti e Onnis, Stefano Corti e il buon Alessandro Onnis. In buona sostanza ci fanno sapere che dei ladri avrebbero derubato i ragazzi down dell'associazione Onlus Insuperabili. E così il buon Corti e il buon Onnis partono in aiuto di questi fanciulli e vanno a coinvolgere addirittura diversi calciatori di Serie A. Dopo l'accaduto, infatti, vi ricordo che questi ragazzi sono rimasti, diciamo così, non felici, ovviamente, per l'accaduto, e così Corti e Onnis vanno ad aiutarli direttamente. Vengono conosciuti bene i ragazzi, propongono un'idea che viene da subito accolta, quella di andare ai ritiri delle squadre di Serie A per farsi dare delle magliette autografate. Viene aperta poi un'asta nel web e vengono recuperati i soldi che purtroppo sono stati derubati, rubati. Prese in giro, scherzi vari, battute simpatiche, divertenti, appartenenti al mondo calcistico rendono tutta l'atmosfera più piacevole, più vivace, più calda, più cristallina, più genuina. E quando appunto poi viene chiesto di donare le maglie firmate, i ragazzi non si limitano a quello, ma aggiungono anche qualche scarpa e qualche guantone in più. Alessandro Corti e Stefano Onnis, la Iena, scusatemi, Alessandro Onnis e Stefano Corti, la Iena del 1985, fanno davvero di tutto. Ma ovviamente a partecipare all'asta non diciamo, possono recarsi tutti, possono provarci tutti, anche grazie al sito internet che si chiama www.insuperabili.eu per aiutare questi straordinari e meravigliosi fanciulli. Grazie a tutti, un caro salutone dal vostro narratore italiano di YouTube Italia.